Ciao a tutti amici runner e bentornati sul canale Running Ingegnere. Qualche giorno fa ho ricevuto un commento, una domanda molto interessante da Asgard Silas. Fondamentalmente chiede: ma come si può superare la noia per la corsa? E lui dice: guarda, ho provato ad allenarmi tante volte in palestra, a correre, ma dopo un po' subentra la noia. I percorsi sono sempre gli stessi, l'allenamento è sempre lo stesso. Idee? Consigli? Questo è secondo me un messaggio molto interessante e profondo che mi ha fatto riflettere, sui miei 20 anni ininterrotti di allenamenti e di corse, e ho cercato quindi di distillare in 6 consigli quali sono le mie strategie per battere la monotonia, battere la noia e allenarsi sempre e comunque. Numero 1. Visione e stella polare. Io sono una persona molto competitiva con me stessa e funziono per obiettivi. E quello che ho trovato funzionare bene per me è porsi un obiettivo sfidante, di lungo periodo, ma raggiungibile. Ad esempio, correre la prima maratona, oppure correre una maratona in un certo tempo. Un obiettivo che deve essere ancora ambizioso, ma raggiungibile. E quella per me è la stella polare. Io poi penso a questo obiettivo e dico: benissimo, questo è il percorso che devo svolgere per arrivare a questo obiettivo. E so che ci impiegherò del tempo, ma ho sempre in mente lì la stella polare, la mia visione, dove voglio arrivare nel lungo periodo. E questo mi motiva molto anche in quei giorni in cui non ho voglia, in quei giorni in cui c'è monotonia, magari stanchezza, perché so che ogni allenamento comunque conta e ogni allenamento mi porta sempre più vicino verso quella mia visione e verso la stella polare. Secondo punto, obiettivi giornalieri. Questo è molto legato alla visione e alla stella polare. Chiaramente, se ho una visione di correre la mia prima maratona e ci impiegherò 6, 8, 9 mesi di allenamenti, è molto difficile poi capire qual è il collegamento tra l'allenamento di oggi e quello che poi sarà il risultato finale che mi aspetto tra 8, 9 mesi, quando sarà la mia prima gara. E quindi è importante spacchettare questa visione e capire quasi sono gli step quasi giornalieri o comunque di breve periodo che mi porteranno ad arrivare a quella visione. Ed è un metodo che funziona anche tantissimo nel mondo del lavoro, quando spacchetti un problema più complesso in problemi più semplici e affronti un problema alla volta. Qui il concetto è esattamente identico. Ho una visione di lungo periodo, mettiamo correre la mia prima maratona. Benissimo, cosa devo fare adesso che mancano 9 mesi? Quali sono gli step che mi porteranno ad arrivare lì? E mi focalizzo su questi singoli obiettivi. E il singolo obiettivo può essere anche sul singolo allenamento della singola giornata e dire: perfetto, voglio arrivare a quel ponte al quale non sono ancora arrivato, piuttosto che voglio migliorare la tecnica di corsa, voglio correre 10 km, voglio correre 2 km, qualunque sia il vostro obiettivo di lungo periodo, spacchettatelo e cercate di avere degli obiettivi di breve periodo, misurabili, achievable, quindi sfidanti ma che siete in grado di raggiungere, e focalizzatevi su quegli obiettivi giornalieri. Nel momento in cui riuscite a raggiungere quegli obiettivi giornalieri, la somma di quegli obiettivi giornalieri è quello che vi porterà a raggiungere l'obiettivo di lungo periodo. Terzo, premia l'impegno, non il risultato. Questo è un punto secondo me fondamentale, va quasi in contrasto con i primi 2 punti che ho appena menzionato. Troppo spesso nelle nostre vite noi ci focalizziamo sul risultato e non sull'impegno che ci abbiamo messo per raggiungere quel risultato. E la verità è che il risultato spesso è al di fuori del nostro controllo. Ci sono cose che possiamo controllare ma non interamente, e lo stesso vale soprattutto nello sport. Certo, abbiamo l'obiettivo di raggiungere la maratona, di correre la prima maratona, di fare un certo tempo, qualunque sia il nostro obiettivo nello sport, ci sono delle condizioni che possiamo controllare e ci sono condizioni all'esterno che non possiamo controllare. Quindi potrebbe tranquillamente essere il caso che il nostro obiettivo fallisca non perché non ci siamo allenati bene o perché non siamo stati bravi abbastanza, ma perché le condizioni al contorno erano avverse. Invece l'impegno, la forza di volontà che ci mettiamo, è al 100% nel nostro totale controllo. E quindi anche quando facciamo degli allenamenti non focalizziamoci per forza sul risultato, sul tempo, sull'obiettivo, focalizziamoci anche su
come ci siamo impegnati e quanto ci abbiamo dato dentro e se siamo soddisfatti di questo livello di impegno e di questo livello di intensità che ci abbiamo messo. Vi faccio un esempio banale. L'altro giorno ho fatto questo allenamento, questa corsa lenta più corsa media ed è andata male, è andata veramente male. Sono partito stanco e con i battiti alti e ho faticato, ma alla fine mi sono convinto che sia stato un buon allenamento. Un buon allenamento perché? Perché ci ho messo l'impegno di dire va bene, anche con le condizioni avverse, anche col fatto che forse ero stanco, non stavo tanto bene, comunque sono riuscito a portare l'allenamento a casa. E questo è l'importante, quindi mi sono premiato per l'impegno, non per il risultato. E se provate a fare questo vi cambierà completamente la prospettiva, perché molto spesso anche gli obiettivi, quelli che ho menzionato prima, assolutamente sono utili e sono fondamentali per avere una pianificazione e per avere anche degli stimoli, ma non devono essere fonte di stress. Nel momento in cui un allenamento non va come vi aspettavate, non deve essere uno stress per voi, non deve essere un dramma, ma pensate all'impegno che ci avete messo e datevi dei complimenti, datevi un premio per quell'impegno. Valutate l'impegno, non valutate sempre il risultato. Quarto, goditi il viaggio e non la meta. È molto legato ai tre punti precedenti. L'importante è godersi anche ogni singolo momento, ogni singolo allenamento e i risultati che si ottengono, l'impegno che ci si è messo durante questi mesi di percorso. Io dico sempre al mio allenatore, io sono quasi più contento quando svolgo un allenamento col giusto impegno, con la giusta intensità e ottengo dei risultati, forse anche di più rispetto alla gara stessa, anche se ottengo un risultato ottimo, il risultato che volevo ottenere nella gara. Perché? Perché trovo la gioia nel piacere anche nel vedere come migliora ogni giorno, nel vedere quell'1% che cresce e fa un effetto compound. E questo per me è un motore anche importante della motivazione del continuare a correre. Io godo, sono contento nel vedere questa progressione, nel vedere il mio corpo migliorare, nel sentirmi bene, nel sentirmi forte. E questo avviene indipendentemente da quale sia il vostro risultato finale, indipendentemente da quale sia la visione. È proprio il percorso. Per me la visione, la stella polare, gli obiettivi di breve che ho menzionato prima, sono tutti degli escamotage, delle tecniche, per poi riuscire ad arrivare in questo growth mindset dove io cresco ogni giorno, mi sento crescere, mi sento bene e questa cosa mi dà gioia e mi fa stare benissimo. Focalizzatevi sul sentire, quindi, quali sono i miglioramenti, come vi sentite, come state, come vi sentite crescere attraverso questi allenamenti. Quello vi dà anche, secondo me, tanto stimolo nel continuare a perseguire questa strada. Numero 5, lo sport come meditazione. Lo sport per me, soprattutto la corsa, è anche un momento per me stesso e solo per me stesso. Sono da solo per un'ora, due ore, magari al mattino presto quando c'è ancora buio. Quello è un momento sacro, è un momento solo per me dove sono da solo con i miei pensieri e col mio io. Invece di guardare magari all'esterno, certo che faccio sempre gli stessi percorsi, anch'io, certo che vedo sempre gli stessi alberi, le stesse pietre, le stesse buche, ma molto spesso invece di guardare all'esterno io guardo all'interno. Le migliori idee in ambito lavorativo forse le ho avute mentre correvo. Insomma, per me la corsa è un momento di meditazione e secondo me funziona molto bene, soprattutto nella corsa, perché appunto possiamo seguire sempre gli stessi percorsi. Se sono percorsi senza traffico non dobbiamo neanche troppo pensare ad attraversare la strada piuttosto che ad altre macchine, a pericoli, e hai proprio la possibilità di staccare il cervello. Quindi per me anche andare in posti monotoni, fare sempre gli stessi percorsi, va benissimo perché mi aiuta a isolarmi dall'esterno e guardare all'interno e meditare. Per me la corsa veramente è una forma di meditazione dove riesco a sentire quello che sento io all'interno, la voce del mio io, e anche ragionare sulle idee, sul lavoro, anche fuori dal lavoro, sulla famiglia, per cercare di essere sempre una persona migliore. Punto numero 6. Trova qualcosa che ti piace e in cui sei bravo. Questo è molto legato alla filosofia Ikigai, che dice trova qualcosa che appunto ti piace, in cui sei bravo, che il mondo ha bisogno e che sono disposti a pagarti.
E forse escludendo gli altri due aspetti, focalizziamoci semplicemente sulla passione. Ecco, la domanda che faccio all'amico che ci ha scritto il commento è: ma perché vuoi correre? Qual è il tuo obiettivo? E soprattutto, perché proprio la corsa? Perché io quello che consiglio dire è: la corsa, certo, per me è un amore, è una passione, ma è una cosa assolutamente personale. Io sono fatto così. Ho tanti miei amici che non riuscirebbero a correre neanche 200 metri, non per motivi fisici, ma proprio perché non gli piace correre, oppure proprio fanno fatica a correre. E quindi dico: ma non è un problema. Trova però qualcosa che ti piace, un qualcosa che ti piace fare, un qualcosa dove sei anche magari bravo a farlo e che sia connesso al tuo obiettivo di lungo periodo. Se il tuo obiettivo di lungo periodo è, ad esempio, stare bene fisicamente, migliorare fisicamente, ci sono altri sport che ti permettono di farlo, ci sono altre attività nel quale sei bravo magari, che ti piacciono e che vuoi farlo. Non esiste solo la corsa come strumento, non esiste solo la corsa come la via. Certo, per me è, ribadisco, è la passione personale, è qualcosa veramente che mi piace ed è un qualcosa dove sono anche abbastanza bravo. Ovviamente sono un signor nessuno, ma mi riesco a trovare le mie soddisfazioni. Ecco che ho trovato quindi la mia passione ed è questo forse la chiave che mi ha portato ad allenarmi senza sosta per oltre 20 anni. Certo, ho l'obiettivo di lungo periodo, ho gli obiettivi di breve periodo, mi godo il percorso. La corsa è qualcosa che mi piace, è qualcosa che amo, è qualcosa che mi piace fare, è qualcosa dove sento che sono anche portato e bravo a farla. Ti auguro veramente di ragionare, meditare e trovare questa passione, perché quella secondo me è la chiave per avere persistenza e per battere noia e monotonia. E adesso tocca a voi. Quali sono le vostre strategie per battere la monotonia, per allenarsi sempre con costanza? Quali sono i vostri trucchi? Fatemelo sapere nei commenti. A presto e buone corse a tutti. Ciao!